I rincari sul cibo stanno svuotando i principali mercati della capitale. Anche il Trionfale, considerato il primo mercato rionale e il più grande della città, non pullula più di gente, neanche nelle ore di punta. Ma i commercianti ritengono minimi gli aumenti dei prezzi e danno la responsabilità del fenomeno al timore generale dei clienti. La gente deve stare tranquilla, senza farsi prendere da ste fobie, da ste paure, insomma, perché non è che sia cambiato così tanto. Una volta venivano tardi per comprare, per risparmiare, ma adesso manco più tardi vengono. Il calo delle vendite è drastico e per gli esercenti diventa problematico far fronte ai costi in bolletta. Li risentiamo perché ovviamente arriveranno delle spese elettriche non indifferente, poi il volume di affari si è molto abbassato perché non essendoci la gente, allora noi attendiamo. Con l'aumentare dei prezzi cresce anche la consapevolezza sugli sprechi alimentari. In quest'ottica esiste un'app, nata in Danimarca nel 2015, che permette ai commercianti di non gettare l'invenduto e ai clienti di risparmiare. Si chiama Too Good To Go e in quest'ultimo periodo ha registrato un boom di acquisti. A Roma sono infatti già più di 2600 i punti vendita che hanno scelto di aderire.